Ciao a tutti, sono Tiziana. Oggi siamo qui a cucinare una buonissima pasta delle linguine con degli ottimi asparagi, con una carbonara al limone, della bottarga di muggine e il mio ingrediente segreto che vedrete. Prima di tutto lessiamo gli asparagi. Gli asparagi devono cucinare poco, massimo 3 minuti, perché devono rimanere croccanti. Prepariamo in una ciotola del ghiaccio e dell'acqua frizzante. L'acqua frizzante è un ottimo antiossidante e quindi renderà il colore dei nostri asparagi bellissimo, verde acceso. Sono fatti. Eccoli qua. Ora che sono ben freddi li scoliamo e li tagliamo a fettine sottilissime in diagonale. Gli asparagi sono ricchi di tanti sali minerali e fanno veramente bene alla salute. Quando è la stagione è anche bene usare quelli che si trovano nei campi, quindi gli asparagi selvatici. Gli asparagi sono pronti, li mettiamo nel piatto. La regina di questa ricetta è la bottarga di muggine. La bottarga di muggine è un prodotto sardo. Prima di usarla bisogna spellarla e poi la tagliamo sottilissima, può essere sia grattata che tagliata sottilissima. La bottarga e gli asparagi sono pronti. Adesso ci serve di grattare un po' di parmigiano. Adesso apriamo le uova. Le uova servono per fare una buonissima carbonara. Ne mettiamo due intere e delle altre metteremo solamente tuorli. Bene, a queste uova aggiungiamo dell'olio, del sale, il parmigiano e mettiamo un po' di latte. Andiamo a cuocere questo composto a bagnomaria. Le uova crude non si usano mai perché possono trasmettere la salmonella, che è una malattia grave, quindi poco piacevole. Adesso sto facendo un procedimento simile a quello di una normale crema inglese, cioè portiamo i tuorli appena al di sotto del punto di coagulazione. Queste 6 uova vanno bene per mezzo chilo di pasta, mezzo chilo di linguine. Continuiamo a lavorarla anche appena tolta dal fuoco, perché la bastardella è calda e altrimenti si creerebbe un effetto frittata sul fondo. Quindi o la freddate in un lavandino con un po' d'acqua o continuate a lavorarla finché non si è freddata la bastardella. La crema è pronta quando avrà assunto questa consistenza così golosa e velerà il cucchiaio. Quando la vostra crema di carbonara è pronta e ben fredda, possiamo grattarci dentro la buccia di un limone non trattato, un limone profumato. Non mettete mai la buccia del limone nella pietanza ancora calda, cotta, perché altrimenti prende un retrogusto amarognolo e va via la freschezza. Invece così ce lo godiamo proprio a pieno. Siamo pronti per la pasta, mezzo chilo di linguine. Ricordiamoci che la pasta deve essere sempre al dente e che una linguina di qualità deve avere un tempo di cottura, a secondo della marca, tra gli 8 e 12 minuti. Siamo pronti per scolare la pasta. Un filo d'olio e lasciamo che perda qualche grado, perché se la condiamo direttamente con la crema all'uovo, la crema all'uovo si finisce di coagulare. Ecco qua. E adesso questa è la nostra crema all'uovo. Prendiamo la pasta, la mettiamo dentro alla carbonara di limone. Che ne dite? Che profumo, eh? Ora aggiungiamo un po' di asparagi, un po' di bottarga e impiattiamo. La nostra carbonara al limone con asparagi e bottarga è pronta. Buon appetito a tutti!